I mastri birra e molisani viaggiano sulla rotta dell'alta qualità. Testimonianza ne è stata la massiccia presenza registrata ieri sera a Cantalupo nel Sannio per la seconda edizione di Molise in Fermento, rassegna di birre artigianali accompagnata dalle degustazioni delle tipicità matesine. Gli autori della serata hanno coinvolto i birrifici più importanti del suolo regionale, riuscendo a subissare il successo dello scorso anno. L'occasione è servita ai tanti forestieri presenti a disegnare una mappa del gusto e tracciare itinerari da abbinare natura, arte e gastronomia per entrare all'interno delle realtà produttive delle due province molisane. Un'operazione culturale improntata a favorire la scelta consapevole dei prodotti. È cresciuto il pubblico che viene qui a onorarci di questa bellissima presenza, oltre a qualsiasi nostra aspettativa, veramente, fino anche a metterci in crisi. Noi cerchiamo di essere pronti e ce la mettiamo tutta per rispondere alle richieste di tutti, davvero. Un evento da vivere e da ripetere assolutamente, perché è importante per il Molise far conoscere queste realtà dell'artigianato, dei prodotti artigianali, dei prodotti buoni di una regione che riesce ad esprimere proprio una qualità superiore rispetto alla media. Siamo molisani, però viviamo in Svizzera, siamo qui, è venuto qui per forza per bere questa birra eccellente che è di Cantalupo. Io la preferisco, me la porto tante bottiglie a casa in Svizzera. Poi le faccio vedere anche ai miei amici che la birra del Molise è la birra più buona del mondo. Gli intenditori sono venuti anche dal vicino Abruzzo, in prima linea un gruppo di Castel di Sangro. Qual è il tuo giudizio sulla qualità delle birre molisane? Guarda, ti devo dire, anche andando in giro in altre regioni ne abbiamo provate parecchie. Ti devo dire che non è male, la qualità è alta secondo me. Sono prodotti che non si trovano, diciamo, sempre, quindi fa solo del bene venirli assaggiare, penso faccia del bene anche al territorio. Si ritornerà? Sì, assolutamente. Essenziale la presenza del Motoclub Lupo, coautori della manifestazione matesina. Anche qui in Molise la cultura delle birre artigianali sta crescendo sempre di più e tutti questi birrifici ne sono la prova evidente. Quest'anno penso che ci siamo superati, i numeri parlano chiaro, quindi la collaborazione tra il Motoclub Lupo e il birrificio Cantalupo funziona e noi vi aspettiamo tutti quanti l'anno prossimo. Chicca della serata, l'esibizione del cantante Tony Manzi in arte Monotoni, accompagnato dalla straordinaria performance di Antonio Federico, ottimo chitarrista prestato al mondo della politica. L'iniziativa è molto bella, soprattutto perché sono tanti ragazzi che credono in quello che stanno facendo e si promuovere in questo modo è la cosa migliore. Musica, stare insieme, è una bellissima iniziativa.